Sono le 15:39 del 22 novembre 2023. Mi trovo qui sul Monte Penna, anzi alla pendice del Monte Penna. Adesso, come si dice, circocuzzo la montagna e guardate cosa ci riserva la montagna per chi conosce la montagna come me. Mi arrampico qui. E qui abbiamo un magnifico panorama. Guardate improvvisamente cosa vediamo. Il palcoscenico della natura. Vedete? Allora, Avezzano con Montevelino. Lì c'è un po' di sole, ma lui che è tramontato il sole. A me fino in grandi rango di più. Giriamo piano piano. Celano. L'aria un po' offuscata e qui sotto c'è la strada provinciale. Ecco qui, ecco l'autotreno, vedete? Strada provinciale, ecco un'altra auto, strada provinciale, un'altra auto, una viene, ma sotto a distanza di 200 metri c'è la strada variante, vedete? Un'auto articolata che transita, e più davanti c'è un'altra auto. Quindi adesso guardate l'auto articolato, tra poco arriva lì a strada 44 e sicuramente gira verso ovest, verso località Petroni. Ecco qua, sì, eccolo qua, sì. E quindi prosegue per la Petogna. Allora, guardiamo un calma, qua c'è un'altra magnifica sorpresa. Volete sapere cosa c'è qui? C'è il cimitero del comune di Lugo dei Marci. Vedete? Ma se scendo giù abbiamo una maggiore visione del cimitero e della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Mentre scendo qui è pieno di bacche di ginepro rosso. Queste sono usate, uso erboristico. Sono bacche di ginepro rosso e bacche di ginepro azzurro. Fammi scendere piano piano qui con precauzione, senza fretta. E fra poco qui c'è un altro cocuzzolo più sotto, però la visualizzazione aumenta, sì? Guardate cosa vi faccio vedere. Allora qui bisogna stare attenti perché sono proprio sul ciglio, qui c'è un po' del vuoto, ma io sto un po' attento. Questo è del sangue, forse qualche animale, non so. Ci sta qualche animale ammazzato da qualche rapace. Sono sceso da lì sopra, salito, sono salito da lì, quella è via del mondo, sono partito da 5 marzo 2 anni. Ecco sotto, abbiamo il bel cimitero di Lugo dei Marci. Guardate quanto è bello il cimitero, eh? Mi trovo a circa 300 metri di distanza dal cimitero. Guardiamo qui, e sotto in fondo ci sono i nuovi loculi. Se non erro, ci stanno 150 loculi nuovi, questi di recente sono stati inaugurati. Bene, adesso sapete cosa faccio? Continuo a salire e poi scendo. Dovrei fare circa 40 minuti di escursione.